Torino, la mia città. Quando nel 72 arrivai a Torino, mentre aspettavo un amico di papà che doveva venire a prenderci fuori dalla stazione di Porta Nuova, ebbi l'impressione di essere sbarcato in un mondo nuovo. Avevo 9 anni e mi lasciavo dietro una contrada agricola calabrese, arretrata e lontana. Torino diventò la mia città. Tutto ciò che conoscevo. Ricordo ore trascorse su un balcone di via Vanchiglia a osservare i bottegai tirare su e giù le saracinesche, il ragazzo del fornaio, vestito di bianco con indumenti leggeri anche quando faceva freddo, che trasportava pane caldo dentro delle ceste ancorate davanti e dietro una possente bicicletta nera. La gente che saliva e scendeva dal tram verde, guidato da un manovratore con il suo inseparabile cappello. Strasè! Strasè! Urlava lo straccivendolo entrando a piedi nel grande cortile, spingendo a mano un carretto. E poi l'ombrellaio, l'arrotino, il vetraio, uomini con il basco di traverso sulla nuca, baffetti, barba incolta e grembiuli sudici sopra strati e strati di maglie. La polvere è il colore nero del carbone accatastato insieme a fusti di cherosene nel cortile. E le attese, le lunghe attese per utilizzare la turca sul ballatoio, disponibile per 5 famiglie. Eh sì, perché i vicini che avevano un gabinetto fuori tutto per loro, quelli erano signori. Ma io mi sentivo grande e felice. Soprattutto quando andavo sull'incrocio di Corso Regina Margherita ai bagni pubblici, con gli indumenti intimi di ricambio dentro una busta di plastica. Oh, oddio, com'era bello poter scegliere vasca o doccia e farmi finalmente un bagno caldo come Dio comanda. Ero un ragazzo curioso e sbirciavo attraverso le vetrine di baratti. Dentro la galleria subalpina, spiavo le vecchie madame torinesi con i guanti di pizzo e il cappellino con la veletta, che si sporcavano leggermente le labbra con la cioccolata calda e la panna. Quelli erano anni di nebbia e freddo vero, di sparatorie, rapine alle banche, attentati terroristici in pieno giorno, anni di contestazioni, di cortei studenteschi e operai che mettevano a ferro e fuoco la città. Eppure, io e quelli della mia generazione, siamo cresciuti ugualmente, senza essere accompagnati a scuola per mano dai genitori. Erano anni passionali e sanguinari, di cinema di terza visione e parrocchiali dove la domenica pomeriggio con un biglietto di poche lire vedevi 2 o 3 film in sale piene di fumo e su sedie rigidissime di legno. Erano pellicole danneggiate che durante la proiezione saltavano dei pezzi. Erano quelli dei western maccheronici, delle commedie di Ciccio Ingrassia o dei polizieschi come Banditi a Milano, La Polizia in Crimina, La Legge Assolve, Il Trucido e lo Sbirro, Milano Violenta, Roma a Mano Armata e così via. Ed è proprio ispirandomi a quei titoli, semplici, esplicativi ed evocativi allo stesso tempo, che ho pensato a Torino Uccide, che non deve essere letto come titolo in negativo sulla città, anzi. E anche se io la città l'ho vissuta dalla parte dell'intruso, dell'immigrato, dell'ospite, forse inizialmente non del tutto gradito, io me ne sento parte integrante. E la torinesità, che non è uguale alla piemontesità, che ho conosciuto e studiato più avanti negli anni, mi è entrata da subito dentro, mi è entrata nel sangue. E a torto o a ragione. Io mi sento di Torino, come se ci fossi nato. La città è anche mia, almeno in una parte del mio cuore. E buongiorno e bentornati a Turid. Anno nuovo, puntata nuova. Abbiamo avuto una puntata interlocutoria la scorsa settimana e adesso riprendiamo gli incontri con gli ospiti, con gli scrittori, gli amici della nostra trasmissione. Quest'oggi abbiamo avuto un'introduzione un po' diversa dal solito. Ringrazio la dottoressa Cinzia Paone che ha agevolato la lettura.
dell'intro, della prefazione di un libro di cui andremo a parlare tra breve, e soprattutto ringrazio Luisio Luciano Badolisani che, dopo che ci siamo rincorsi tra vecchio e nuovo anno, finalmente abbiamo concretizzato qui la partecipazione a Torino Web TV. Grazie a voi per avermi ospitato. Eccoci. E dunque abbiamo incominciato con, tanto per rimanere in torinesità, con un editore torinese, vabbè, hai collaborato anche con altri, lo vedremo in seguito, i tuoi libri più recenti, tranne forse c'è una novità ancora inedita, sono appunto Torino uccide, di cui abbiamo letto la prefazione adesso. Il primo, esatto. E poi Torino uccide 2, perché dopo un grande successo c'è sempre il seguito, dallo squalo a King Kong fino a Torino uccide. Come? Visto che citavamo i film, le ricordo anch'io quelle salette di nel mio quartiere, che è comunque il quartiere qui dove anche siamo, c'erano sale come lo Smeraldo, come il Continental, veramente dove lo Splendor, dove le poltrone, cioè chiamarle poltrone già, erano delle sedie, ecco, insomma. Quindi quell'atmosfera già nel... Scusa se ti interrompo. Niente, ci mancherebbe. Ma perché è fondamentale, perché in realtà all'epoca, quando noi appunto eravamo ragazzi, esistevano queste sale di terza, quarta come visione, no? Voleva dire che un film, quindi pensate come è cambiato poi il mercato, no, stava in circolo per parecchi anni. Perché non passava in televisione? In televisione trasmettevano i film degli anni 40, 50. Ma poi non c'era VHS, non c'erano i supporti analogici e poi digitali. Tanto è vero che poi le pellicole saltavano, ti ricordi, erano tutte legate, no? Se un film durava un'ora e mezza, alla fine durava un'ora e venti, esatto. Perché 10 minuti se li era mangiato, passando da un cinema all'altro, esatto. Si rigava. La vecchia pizza, che sì. Sì. Di cui c'è un po' di nostalgia, però. Quindi, domanda scontatissima, come nascono Torino uccide e poi Torino uccide 2? Da by popular demand oppure da una tua idea così di far respirare a un pubblico di tuoi già lettori, perché arrivano dopo altri libri di cui parleremo, queste atmosfere, dall'idea di raccontare anche la nostra città attraverso dei fatti storici, politici? Com'è stata l'idea scatenante? Allora, Torino uccide è un progetto editoriale che arriva dopo la pubblicazione di 2 romanzi. Romanzo, quindi vuol dire una storia lunga che ha un inizio e una fine e si completa però in un certo numero di pagine. Quando ho pensato a Torino uccide ho pensato ai racconti, che come tu ben sai per il mercato editoriale è una grossa sfida, perché il racconto insomma non ha un grande vuol dire, impatto commerciale, no? Sì, perché da libraio ti dico che quando al cliente dice ma sono dei racconti, vedi già il ciglio o il nasino. Esatto, però c'è anche da dire viceversa che chi tra i grandi scrittori non si è cimentato con il racconto, con la storia breve, perché nella storia breve tu devi in poche pagine riuscire a trovare la storia che si completa, b far emergere i personaggi con i loro caratteri, anche quindi... E quindi è una sfida anche dal punto di vista stilistico, è una sfida dal punto di vista del mercato. E l'ho pensata, come sempre accade, pensiamo prima ai progetti e poi dopo cerchiamo chi ce li può, come dire, ci può aiutare a realizzarli, e quindi non avevo in mente quale casa editrice avrebbe poi avuto il coraggio di... Letteralmente. Di pubblicare dei racconti. Detto ciò, quindi questa è la motivazione che mi ha spinto dal punto di vista stilistico. Dal punto di vista, diciamo, dei contenuti, avevo voglia proprio di scrivere qualcosa dedicato alla anche mia città. Dico anche perché le mie origini, come si evince dal prologo, sono calabresi, io sono arrivato a Torino appunto negli anni, inizi da settembre del 72, è una città che mi ha adottato, nella quale io sono cresciuto e mi sono formato come essere umano, nonostante i primi 9 anni li abbia trascorsi in Calabria. È una città che mi ha affascinato, una città che mi ha colpito, la città della mia, diciamo, adolescenza e giovinezza. È una città diversa da quella di oggi, molto diversa. Infatti nella prefazione ho voluto proprio dare un po' questo affresco
Anche se certi squarci rimangono tel quel, forse sono le persone che hanno cambiato, però Torino per molti angoli è ancora bellissima. Io li riscopro, è ancora bellissima. E la cosa straordinaria è proprio questa, la magia di questa città è che tutte le volte tu scopri un angolo, un androne, un cortile, che hai già visto altre volte, magari ci sei entrato anche tante altre volte, ma ogni volta ha una luce magari diversa, eccetera. Ma c'erano anche quelle bellissime figure che cito nella prefazione, che Cinzia ha detto molto bene e che ringrazio ovviamente. Certamente. Di quelle figure proprio di mestieri ambulanti, no? Io mi ricordo, io abitavo proprio in via Manchiglia, in un palazzo con la ringhiera, no? Quindi quello che io ho scritto è verità. Cioè, quindi anche il problema dell'immigrazione, che oggi è un'immigrazione che arriva da molto lontano, all'epoca però eravamo noi, effettivamente noi meridionali eravamo, diciamo, gli extracomunitari, ecco, tra tante virgolette, nel senso che in effetti eravamo ospiti, a volte graditi, a volte un po' meno graditi, per colpa anche di comportamenti di alcuni che magari non erano. Però devo dire la mamma che dei cretini è sempre incinta. Però devo dire che questa città, Torino, che io ho girato ovviamente come tutti, abbiamo girato un po' dappertutto, ma Torino è una città straordinaria per la sua accoglienza. Torino è sempre stata capace di accogliere tutti e di accoglierli e di assimilare da tutti qualcosa. Infatti esiste uno slang torinese, se tu ci fai caso, che è un linguaggio che ha, come dire, ha fatto proprie le inclinazioni dei vari dialetti. No? Delle commistioni. Perché a differenza di altre regioni dove le famiglie, rigorosamente, ma anche i giovani, parlano dialetto, a Torino io la cosa che devo dire, non ho mai avuto di grosse difficoltà, perché dialetto non lo parlava nessuno, salvo proprio l'anziano, qualcuno sì, però tra i giovani, anche tra i giovani proprio torinesi, nessuno di loro parlava dialetto. Vai in Veneto, vai in altri posti invece. Sì, qui di meno. In casa mia si parlava dialetto. Io poi avevo i nonni, in questo capisco, abitavano in via Saluzzo, lì era il cuore di San Salvario, la vecchia San Salvario, dove, però già lì c'era Calabria, c'erano i vari, in realtà. C'era quella commistione che dici anche tu, di suoni, di voci diverse. Però devo dire appunto che anche la torinesità, che è diversa dalla piemontesità, quindi anche il dialetto torinese è molto diverso da... devo dire che è sempre stata anche, come dire, per me affascinante, stimolante, la scena sotto la galleria subalpina a guardare da Baratti le vecchie madame, che adesso non so se non l'ho più vista, non so se esistono più, ma all'epoca esistevano queste belle signore che si trovavano a bere la cioccolata. Ancora adesso sopravvive questa tradizione. Io quando vado al cinema romano ogni tanto butto l'occhio, ce n'è qualcuno ancora col ditino così. Sono gozzaniane. Sono gozzaniane. Quindi avevo proprio voglia di raccontare quella Torino. Volevo farlo con i racconti, per le ragioni che ho espresso prima. Però dovevo anche creare delle situazioni accattivanti, no? Per cui sennò altrimenti, cioè, dovevo dare come dire un piatto che fosse appetitoso. Allora, io ho trovato molto bello, te lo dico, l'Angelo Azzurro, che è un episodio che in qualche modo mi ha sempre colpito, l'hai raccontato in maniera molto potente. Sì. Ecco, appunto, mi hai anticipato, perché l'idea è stata proprio questa: raccontare che cosa succede se a delle persone normali, come siamo tutti noi, no? Classico vicino della porta accanto, succedono delle cose che lo travolgono dal punto di vista emotivo, perché accade un evento criminale che è imprevedibile e inaspettato nella sua vita, perché un conto è il criminale di professione che fa quello, invece un conto è il poveraccio, cioè poveraccio, la persona normale, tranquilla, serena, che si trova invece a quella volta. Che cosa succede se già un evento così straordinario, potente, di una vita normale, contestualmente arriva la notizia di un altro evento invece potente che poi passerà in qualche modo alla storia, senza però che i due eventi in qualche modo si influenzino tra di loro, cioè la storia inventata non entra mai in quella
in quella realmente accaduta. S minuscola, S maiuscola, esatto, la storia piccolina. Esatto, con la storia. Infatti il sottotitolo è proprio quello, no? Delle le storie. E praticamente mi interessava proprio capire questo, un po' come avviene oggi, no? Che quando noi abbiamo, dopo una giornata di lavoro, torniamo a casa, accendiamo la televisione e ci arriva la notizia dell'attentato a Parigi, per esempio, no? Che poi sconvolge per settimane sui social, eccetera, ci, in qualche modo ci portiamo dentro, no? Ci portiamo. Ecco, che, e quindi, però volevo farlo raccontando quella Torino di quell'epoca lì, quindi diciamo quasi tutti i racconti, salvo uno, sia nel primo che nel secondo volume, che sono ambientati in epoche che io non ho vissuto, tutti gli altri racconti sono comunque di periodi che io ricordo molto bene, quindi il rapimento di Aldo Moro. Un altro pezzo molto bello che avevamo letto con, in un'altra occasione con Alice Corni, sì, sì, l'aveva letto forse proprio, esatto, quello. Poi la tragica vicenda della Giorno Azzurro che tu hai citato, sì, prima. E appunto nel primo c'è la tragedia di Scuola. Quello che mi è piaciuto anche è che cerchi di non dare giudizi politici, ma sei molto così lineare, quello mi è piaciuto, perché poi ognuno di noi, se vogliamo fare discussioni, le facciamo, eccetera, però li lasci fuori e fai bene. Uno legge, si fa un'idea e chiuso. A proposito della tragedia dell'Angelo Azzurro, devo dire che sono contento e soddisfatto che finalmente è stata posta una lapide sul posto dove è accaduto l'evento. Certamente. Io, parlando tra l'altro, quando capita che poi fai questi, come dire, fai degli incontri per promuovere i libri, cioè mi è capitato più di un'occasione, in un'occasione in modo particolare, che tra il pubblico si è alzata una persona e dice: io ho partecipato a quella manifestazione, era la mia prima manifestazione, avevo iniziato da poco, dicevo, eccetera, ma io non ho capito niente, dice, io non lo sapevo, ho saputo poi dopo cosa era accaduto. Perché bisogna capire questo, nelle manifestazioni non è che tutti vanno per fare disastri. Ah no, c'è gente che va proprio perché, per il piacere, perché crede, perché ritiene opportuno. E le manifestazioni raccolgono tante persone, i cortei sono piuttosto lunghi, certo, per cui tu effettivamente puoi non renderti conto di cosa sta accadendo. E quella manifestazione è un po', come dire, è uscita fuori controllo, ma già da prima, perché avevano fatto dei terrafogli in Corso Francia, avevano fatto in Piazza Statuto, poi venendo giù un gruppo si era staccato e aveva lanciato delle molotov contro questo locale. All'interno di questo locale ci fu la sfortuna di che c'erano questi due ragazzi, uno dei due era Crescenzio, l'altro ha appena visto le fiamme è scappato fuori. I proprietari sono usciti dal retro insieme a un dipendente e lui per paura si è rinchiuso nella toilette, e quella è stata la sua morte, perché tra l'altro quel locale lì, che era bar, discoteca, era tutto, all'epoca non c'erano le norme di sicurezza oggi, quindi tutto materiale infiammabile eccetera, quindi in un attimo si è trasformato in un rogo, e lui ha tentato poi il tutto per tutto lanciarsi fuori, quindi purtroppo con i risultati, immortalati da quella famosa foto. Esatto. Ti interrompo intanto per ricordare che comunque hai trovato un bel partner in Yume, sì, lo ricordiamo, ringraziamo anzi Katia Bernacci che ha supportato già più volte con autori, anche con la sua presenza a questa trasmissione. Mandiamo 2 minuti di pubblicità e poi torniamo, perché il tempo è tiranno, per parlare dell'altra parte della tua produzione, in cui faremo vedere anche qualche copertina. Va bene, grazie. Grazie a te.
Oggi l'incredibile Starleaf Fast Eater può essere tuo al prezzo vantaggioso che vedi sullo schermo. Ma aspetta, chiama adesso e aggiungeremo un secondo Fast Eater con uno sconto sensazionale. Fai in fretta, i prodotti sono limitati. Siamo così sicuri che adorerai Fast Eater da offrirti la nostra garanzia soddisfatto o rimborsato. Se non riscontrerai un notevole risparmio sulla bolletta e non otterrai il tepore che desideri, potrai rispedire indietro il prodotto e sarai totalmente rimborsato. Fast Eater è un oggetto di alta qualità e affidabilità. Siamo così sicuri del prodotto che diamo una garanzia di 2 anni. Si tratta di un'offerta limitata, non disponibile nei negozi. Non aspettare oltre. Chiama adesso per ordinare il tuo Fast Eater. Ordinalo subito! Remail! Novità rivoluzionaria! In regalo un sistema per asciugare e stirare 7 kg di bucato in pochi minuti. Può essere usato anche come stufetta e vi permette di eliminare l'umidità dei capi bagnati. E potrete averlo in omaggio acquistando un box doccia o una vasca con soli 49 euro al mese. Sconto immediato del 30%. Trasformate finalmente la vostra vecchia vasca in un comodo box doccia. In sole 8 ore potrete mantenere le vostre piastrelle o scegliere l'innovativo rivestimento in grass porcellanato, antigraffio e in più possibilità di avere accessori di sicurezza come seggiolino, maniglia o la rilassante colonna idromassaggio. Se preferite la vasca, potrete semplicemente sovrapporre la nuova vasca nella vecchia, anche con sportello per chi ha paura di scivolare. E poi ancora Eterna, la vasca con apertura laterale ancora più ampia. E ricordate, in omaggio, sistema per asciugare e stirare il bucato. Approfittatene adesso. Chiamate per tutte le informazioni. Remail! Ma prima di Torino uccide... Bentornati a Turid. Prima di Torino uccide ci furono degli altri gialli con cui tu hai... Forse questo è il tuo esordio o c'era anche qualcos'altro, Una rosa dicembre? Allora, a livello editoriale è il mio primo libro, il mio primo romanzo pubblicato. Avevo fatto delle altre cose prima, ma erano state delle autopubblicazioni. Ho tutto quello che scrivevo lo mettevo in teatro. Ah, boh. Beh, che d'altronde non l'abbiamo detto, ma tu hai, sì, a chi ti conosce o chi cerca una tua biografia sa che tu hai lavorato molto in, esatto, teatro, in televisione. Quindi io ho sempre scritto e quando non avevo ancora l'idea di scrivere romanzi scrivo testi teatrali. Ma qui abbiamo intanto questa trilogia dei gialli di Cross, sì, di cui brevemente ti invito poi a parlare. Il primo stampato dalle storiche edizioni Fogola, che ricordiamo, chi non è stato almeno una volta... Credo che sia stato l'ultimo della collana, sai? Questa era bellissima collana, c'erano i gialli di Renzo Rossotti, sì, anche qui, quindi eri in ottimi, splendida compagnia, sì, eri Corrado Farina, che era anche un regista, tra parentesi, delle... Sì. Poi è seguito Il silenzio dei rimorsi, e questo l'editore è By Maronchetti, sì, giusto? Esatto, sì. By Maronchetti. E poi il terzo, Note d'acqua, ricordami... No, Umberto Soletti editore. Umberto Soletti editore. E questi sono i tre volumi che con... Diciamo, che fanno parte di questa serie. Di questa serie. Ce ne vuoi parlare brevemente? Sì. Come è nata? Sì, questa serie ha come protagonisti alcuni personaggi che ricorrono in tutti e tre romanzi. Credo che continuerò anche a scrivere altre storie perché comunque ha avuto un buon riscontro di... Questi tra l'altro si trovano ancora per il nostro pubblico? Sì, quello di Fogola forse un po' meno, un po' più difficile, però sì, volendo gli altri due sicuramente sì. Mentre però, quello di Fogola, Fogola magari chissà che qualche altro editore torinese, esatto, lanciamola, buttiamola lì, via. Esatto, sì. Praticamente sono storie ambientate tra Torino e Asti, in modo particolare nell'Astigiano, nel primo territorio di Asti, dopo Chieri, insomma, in quella, mm-hmm, zona lì, perché Emanuel Cross, a dispetto del nome, è italianissimo, è un ex docente universitario, uno storico medievalista. Che rimasto vedovo, si trasferisce la sua abituale dimora da Torino a Castelnuovo Don Bosco, dove avevano acquistato insieme alla moglie un rudere, un vecchio casolare, e l'avevano poi, come dire, recuperato, eccetera. Oltre a lui troveremo sempre in queste storie Lodovico Fiore, che è un maresciallo dei Carabinieri che comanda la locale stazione dei Carabinieri, e la figlia, immancabile, sì, immancabile, e la figlia che si chiama Margherita Fiore, che è stata ex allieva di Cross, si è laureata con lui con il massimo dei voti. I due si ritrovano casualmente a Castelnuovo Don Bosco dopo anni
e iniziano una collaborazione. In realtà la ragazza trentenne ancora non ha un lavoro, diciamo, che la occupa a tempo pieno, per cui collaboro anche col suo ex docente, anche per ricerche storiche, eccetera. Ma nel frattempo avvengono dei fatti che diciamo criminali, e l'indagine storica diventa un'indagine che si sviluppa nel contesto in cui vivono, perché applicano il rigore, la razionalità della ricerca scientifica anche nell'aiutare, diciamo, i carabinieri, in questo caso papà di Margherita, nel risolvere alcuni casi che avvengono. E tu ti sei degnamente inserito nel solco della tradizione del giallo sabaudo piemontese, sì. Che comunque è un giallo che nella nostra città e in generale in Piemonte funziona alla grande, ma che anche in giro per l'Italia ha avuto dei discreti riscontri, pensando da Fruttero Lucentini a Farinetti, che è stato stampato a Marsiglio, e che scendendo poi ad altre cose, stavamo dicendo prima appunto Corrado Farina, Renzo Rossotti, non dimentichiamo anche i racconti del maresciallo di Mario Soldati, che comunque si svolgevano, se non sbaglio, nell'Astigiano. Sì, sì, sì. Ecco perché ho detto l'immancabile maresciallo. Perché sono gialli diciamo, come stile, di tradizione classica, io li chiamo gialli dalle pennellate poetiche. Perché comunque io non amo molto la volgarità, devo dirti la verità, non amo ritrovare nei romanzi la cruda realtà. Mi piace che quando leggo un libro o quando guardo un film in qualche modo mi sollevi un po', anche se mi racconta la realtà, ma proprio la crudezza proprio della violenza. Adesso ci sono molti libri scritti che descrivono in maniera accurata il delitto, in maniera afferrata. Io cerco di raccontare anche delle cose magari violente, ma in maniera poetica, se possibile. Poetica intendo che non intendiamo ovviamente la poesia in rima, no, certo, ma è proprio le sfumature, i colori. Glissi sulla violenza, quindi sai. Non sei un argentiano prima maniera, no. dove il delitto veniva raccontato, sì, con una crudeltà artodiana. Ma ti dico, non mi piace neanche nel cinema. Anche nel cinema a me le scene troppo esplicite non so, secondo me sono inutili. Perché tanto comunque, voglio dire, tu devi anche dare allo spettatore la possibilità, e quindi in questo caso al lettore, la possibilità di far sua e interpretare a suo modo quella scena. Anche le scene di sesso o di amore, basta che tu le accenni, e le introduci, porti il lettore, lo spettatore, e poi lascia che lui immagini. Perché se tu gli dai proprio tutto, secondo me... Su questo sono d'accordo nel fatto che non bisogna dare... Bisogna fare lavorare le rotelline, esatto, dello spettatore e del lettore. Non bisogna dargli sempre la pappa fatta, perché sennò già c'è un senso, mi perdonerà chi ci ascolta, di rincoglionimento generale. Esatto. Però se aiutiamo attraverso un'opera letteraria, attraverso un film, attraverso uno spettacolo teatrale, a far ragionare le persone, il pubblico, chi ci legge, chi ci guarda, magari non riempiamo tutti i puntini, riempili tu, e così almeno, no? Esatto, esatto. E poi c'è la possibilità di ritrovare luoghi che magari si conoscono. Luoghi. Esatto, magari non si conoscono, e quindi sono libri che possono stimolare anche la voglia di andare a riscoprire anche un po' questi luoghi che vengono, le location dove sono ambientate le storie. Ecco, il tempo è tiranno, sì, come vedi, però è stato un piacere incontrarti. Piacere mio di essere... Abbiamo fatto a volo d'angelo, però così abbiamo raccontato quelle che sono le tue cose più recenti. Hai un romanzo inedito, magari ci rivedremo per parlarne quando ci sarà. Che non è un giallo. Però. Che non è un giallo. Abbiamo dato, chi è curioso, una spolverata ai vecchi titoli, in modo tale che chi è curioso ti possa venire a cercare in libreria per scoprire dei gialli piacevoli raccontati con un senso di poesia. E per concludere, la dottoressa Cinzia Paone, che ringraziamo, forse proprio dall'ultimo della trilogia, no? Note d'acqua. Concludiamo con un pezzetto di questo libro per salutarvi. Io ringrazio la dottoressa Cinzia Paone per le letture, ringrazio Luisio e Luciano Badolisani per la partecipazione. Grazie a te e grazie a voi per l'ospitalità. Ma ci mancherebbe, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie. Indietro nel tempo. Emmanuel Cross e Aurora, la moglie, stavano cercando casa nell'Alto Astigiano.
Vivevano a Torino in un appartamento in via Vanchiglia 39. Entrambi insegnavano a Palazzo Nuovo, facoltà di lettere. Lui storia medievale, lei storia della filosofia. Erano prossimi alla pensione e cercavano un posticino al riparo dal fragore di una metropoli che negli ultimi 20 anni era cambiata. La vicina di abitazione, Pierina, aveva ereditato dal fratello un vecchio rudere a Castelnuovo Don Bosco in frazione Mondonio. Fu così che i coniugi Cross seppero di quella casa. E quando andarono a vederla si trovarono davanti una cascina in rovina con il fienile che aveva subito notevoli danni per un incendio. Emanuele si scoraggiò a venir vederlo in quelle pessime condizioni. E bisognava sventrarlo, abbattere alcune parti, ricostruire. Era un lavoro immane con un notevole impegno finanziario. Ma Aurora fu letteralmente catturata dal fascino decadente del posto. Moglie e marito, soli in quel luogo, si rincorrevano fra l'immaginazione e i sogni di lei e il pragmatismo crossiano. Così Emanuele definiva il lato razionale ereditato dal padre ingegnere. Ma le sue resistenze erano spade di cartone, inefficaci a qualsiasi difesa. Aurora, non possiamo sciupare tutti i nostri risparmi per dare nuova vita a questo cadavere. Ma pensa alla soddisfazione di vederlo rinascere. Verrà fuori un capolavoro. E qui ci staranno tutti i nostri libri, anche quelli che ora abbiamo negli scatoloni in cantina. Così dicendo, Aurora si faceva rincorrere in quelle stanze vuote e pericolanti. Guarda, qui metteremo il piano. Poi il suo sguardo fu catturato da un portaritratti con il vetro rotto. Lo prese in mano, soffiò via la polvere e lo sollevò in modo che lo potessero guardare entrambi. Era una vecchia fotografia in bianco e nero e ritraeva due giovani sposi. Era stata scattata davanti a quella casa circa 60 anni prima. I vestiti erano modesti e i due ragazzi avevano poco più di 20 anni. E guardavano verso l'obiettivo con un sorriso ingenuo, ma autentico. Questa foto la terremo appesa qui. E andò a appoggiarla contro la parete, proprio quella in cui voleva mettere il pianoforte. Quell'immagine, in una cornice nuova, era appesa proprio dove Aurora aveva voluto metterla. Il professore, ogni volta che suonava, l'aveva davanti agli occhi e quel momento tornava a bussargli nel cuore con il suono della musica che si diffondeva in quelle stanze rinate dalle macerie.